non è la prima volta che noi ospitiamo degli stagisti, è una consuetudine all'interno dell'ente provincia sia ospitare dei ragazzi durante un job day, sia proprio fare degli stage più ampi, anche di 2 settimane, proprio per cercare di supportare come istituzione anche la visione che i ragazzi devono avere delle possibilità professionali che ci sono dopo la scuola. Ma allora, il fatto che i ragazzi rispondano di avere un futuro incerto è sicuramente perché è quello che continuano a sentirsi dire ogni giorno. E insomma, è chiaro che se il messaggio continua a essere martellante, continua a essere questo, c'è poi un meccanismo di demotivazione che sicuramente non li sprona, ma li deprime ancora di più. Senza dubbio sono cambiate le professioni, senza dubbio è cambiato il modo di approcciare il mondo del lavoro. La scuola è cambiata poco, ecco, non è stata al passo con quelli che sono stati i cambiamenti all'esterno. Oggi ha sicuramente senso ancora scegliere un liceo. Nella misura in cui il liceo è in grado comunque di trasformarsi, è in grado di non essere più soltanto di dare soltanto un'istruzione classica e tradizionale ai ragazzi, ma di abbinare questa base culturale che è fondamentale, anche a qualcosa di più innovativo, magari non tanto vicino al mondo del lavoro, ma vicino al mondo reale. Anche al mondo universitario che molti di questi ragazzi poi probabilmente approcceranno. Ecco. Io credo molto nell'idea che comunque chiunque, qualunque ragazzo, indipendentemente dalla strada professionale che sceglierà, ha bisogno di una ottima base culturale. Non si può prescindere da quello, anche perché quella è l'Italia. Le ricchezze dell'Italia affondano le proprie radici nella lunga tradizione culturale e artistica e se prescindiamo da quello non ci distinguiamo più dagli altri, non abbiamo più il nostro valore aggiunto. Io credo che ci sia stato un periodo di almeno 10 anni in cui siano state denigrate le conoscenze a vantaggio della possibilità insomma, del guadagno facile. Io non dimentico i primi anni 90 in cui molti, soltanto passando 2 o 3 ore al computer e facendo trading online, riuscivano a guadagnare ciò che si guadagnava normalmente in un anno di duro lavoro. Quindi si è creato un po' un mito, secondo me assolutamente sbagliato, un modello culturale assolutamente sbagliato, del fatto che insomma, in fondo non ci vuole una preparazione. Non bisogna saper leggere e fare i conti per poi guadagnarsi uno stipendio più che decoroso. E questo ha innescato un meccanismo perverso che ora facciamo molta fatica a disinnescare. Allora, direi che di Einstein ce n'è stato infatti uno solo e per carità, non si pretende di avere degli scienziati eccellenti. Io credo che però ogni genitore, così come è stato per i nostri genitori, debba pretendere dai propri figli che loro ne sappiano più dei loro genitori. Ecco, questa è la chiave, che loro si impegnino per saperne più dei propri genitori. Per cui è un po' quello che dicevo prima, a prescindere dall'attività che poi si sceglie, si può andare a fare il giardiniere, installare persiane, ma apprezzare anche un buon libro, apprezzare un buon film e riuscire a passare una domenica pomeriggio in un museo invece che al centro commerciale. È successo che si è ritenuto che probabilmente, un po' quello che dicevo prima, cioè il guadagno facile e l'essere magari imprenditori a breve termine con ampi margini sia decisamente meglio rispetto a un impegno culturale, un impegno di formazione professionale propria e investimento su se stessi che chiaramente è più difficile. Poi gli anni 60 e 70 è chiaro che avevano anche un divario generazionale più ampio, più profondo. Quindi, insomma, molti dei genitori dei ragazzi che nascevano in quell'epoca avevano fatto la quinta elementare, avevano frequentato la quinta elementare, quindi c'era anche una necessità di rivalsa,
che ora non c'è perché, ahimè, molti genitori della mia generazione magari hanno studiato, si sono ritrovati con una laurea e si sono visti passare sopra personaggi, insomma, magari eticamente meno corretti, ma più decisi, e quindi che sono riusciti a fare scalate. E quindi credo che anche questo atteggiamento, insomma, a volte uno magari per scherzare si dice: guarda, è meglio che apri un ristorante rispetto a metterti a studiare per fare il medico, perché fare il medico fino a 32-33 anni non comincia a guadagnare niente. Se ti apri un ristorante, insomma, nel giro di qualche anno. Ecco, c'è questa visione che, ripeto, secondo me è distorta, ma ci sono delle motivazioni anche storiche ed economiche di questi 10 anni, tra gli anni 90 e 2000, che ci hanno portato verso queste prospettive. Studiate, però attenzione a quello che studiate. Io non mi stancherò mai di dire: studiate le lingue, studiate l'inglese, studiate il modo di andare a fondo nelle cose, studiate la storia e studiate anche la storia economica, ma in generale la storia e quello che è stato l'evolversi della società, perché poi si capiscono anche dei meccanismi che si possono innescare nel futuro, ecco. Sicuramente senza lo studio non si va avanti. Ad esempio, mi viene in mente questa mattina, io ho avuto la fortuna di partecipare all'inaugurazione del nuovo Policlinico San Matteo, che sarà dotato di apparecchiature biomedicali, di ultima generazione. Ecco, quando penso all'ingegneria che sta dietro alla progettazione e alla realizzazione di queste macchine, mi viene in mente che quella è una strada, quella è la strada per il futuro. Probabilmente una scelta difficile in questo momento perché è impegnativa, ma è sicuramente una scelta vincente. Quindi tutto ciò che ha a che fare con l'innovazione tecnologica in ogni campo, voglio dire, mi viene in mente il settore dell'abbigliamento, la ricerca di nuovi materiali, di nuovi strumenti per realizzare le varie produzioni. Ecco, ripeto, bisogna partire da delle basi che sono delle basi tradizionali, ma poi bisogna farle evolvere, altrimenti si rimane sempre al palo. C'è uno spazio per gli umanisti che con molta umiltà si mettono nella prospettiva di osservare e non di voler sempre indicare delle strade che sono delle strade ormai non perseguibili. No, no, imparate a lavorare insieme, a fare lavoro di squadra e alle regole, avendole condivise prima. Quindi non accettare le regole in modo supino, ma condividere dei percorsi fino ad arrivare a delle regole e poi ovviamente seguirle.